hours into a couple hours. That it's something quite special, this place. Viva la Radio Network Milano, siamo qui in compagnia di Carlo Bevilacqua, qui all'Ognomo, al cinema qui di Milano, nell'ambito del MIF, ovvero il Milano International Film Festival, qui per l'anteprima di Big Sister Because of You, di cui tu sei il regista. Ciao Carlo! Ciao! E allora, un documentario sul più famoso, forse l'unico, bordello telematico di Praga. In origine era un progetto fotografico, come si arriva poi a farne un documentario? Io ho conosciuto questo documentario nasce da, appunto, come dicevi tu, un progetto fotografico di una fotografa di Ceca, esatto, Anna Jakrolova, che ha fatto questo lavoro bellissimo, stupendo, che io ho visto alla Biennale di Fotografia di Brescia. E poi ci siamo rincontrati con Anna e abbiamo deciso poi di iniziare questo progetto. Qual era l'obiettivo di, appunto, farne un documentario, dare uno spaccato di cosa parla, intanto, diciamo, per chi non ha avuto ancora modo di vederlo? Il Big Sister è una casa d'appuntamento, un bordello che trasmette online tutto quello che avviene all'interno di questa casa d'appuntamento, cioè non casa d'appuntamento, un club, ecco, un club. La cui regola, ricordiamo qual è: bisogna entrare, firmare una liberatoria da cliente, cioè bisogna entrare, firmare una liberatoria e a questo punto il tuo corpo, tutta la tua persona, quantomeno l'immagine, appartiene, diventa di proprietà del Big Sister, di questo club, che ne fa tutto quello che vuole, cioè tu lo usano su internet, lo usano in televisione, ma per lo più su internet. La gente si collega su internet e vede quello che succede all'interno di questa, esatto, di questa. Sia in diretta che poi il rischio di un lavoro del genere è quello di, perlomeno poteva essere quello di abbandonarsi alla pornografia, se vogliamo, comunque al puro gusto voyeuristico, no. Cosa che invece noi che abbiamo visto il documentario non è successa. Come hai lavorato nel selezionare certe scene ed escluderne poi delle altre? Qual è stato il criterio? È stato quello di seguire il lavoro, la genesi del lavoro della fotografa, di Anna Jakrolova, perché è stata ricostruito e seguito per la genesi dal momento, certo, in cui, sulla base da quando lei ha iniziato a lavorare fino alla fine del progetto, che poi il suo progetto è diventato una mostra e poi adesso diventerà, a quanto pare, anche un libro. Quindi diciamo che abbiamo sottolineato più, cioè, l'escamotaggio è stato quello di seguire la fotografa nel suo lavoro, per evitare appunto di cadere nella pornografia. Quindi sei stato soprattutto, insomma, fedele. Sì, in realtà ho raccontato più il lavoro di Anna che il Big Sister, quantomeno ho raccontato il Big Sister attraverso il lavoro di Anna Jakrolova. Poi il lavoro delle interviste e la genesi del lavoro di Anna Jakrolova è stato alternato a interviste ai clienti, al proprietario del Big Sister, alle ragazze del Big Sister. Certo, il rischio è stato quello di scadere addirittura nella pubblicità, certo, del Big Sister, cioè nel fare promozione del Big Sister, cosa che non è quella. In realtà l'intento è quello di offrire uno... di far capire come internet che sta cambiando la nostra vita, che era anche l'intento che aveva la fotografa. In questo ho rispettato il più possibile l'intenzione di Anna, di quanto internet sta cambiando la nostra vita, di quanto anche una cosa come il sesso, come il sesso o l'amore, chiamiamo come vogliamo, sia cambiato nei confronti, cioè, appunto, con internet. Infatti nel documentario, come dici tu, poi si mettono a confronto anche linguaggi diversi del nostro tempo, ora la TV, la rete, la fotografia, ovviamente, da cui assolutamente. Se diciamo che vince la rete, è sbagliato tra questi tre linguaggi, invece c'è una perfetta fusione di questi linguaggi. Vince la rete, secondo me, più che in questo caso probabilmente vince la rete, ma non so se è una vittoria di Pirro, probabilmente, sicuramente in questo caso vince l'artista, secondo me, in questo caso, come sottolineava, in questo caso è Anna, voglio dire, cioè è la fotografa che vince, nel senso che lei ha
la potenza di questo lavoro è proprio lei, non è il documentario, poi, cioè, non lei, il lavoro che ha fatto lei. Certo, nasce comunque appunto dall'intento, dall'idea. E poi praticamente quello che vince, se di vittoria si può parlare, spero che sia l'intelligenza nell'interpretare, l'intelligenza del capire i pericoli il confine, i pericoli verso cui andiamo incontro con la rete, che ci abbandoniamo a delle suggestioni, cioè la rete ci suggestiona a tal punto che ci fa comportare in un modo diverso, cioè una cosa come il sesso, l'amore diventa semplicemente un volersi far vedere e vedere a suo tempo, cioè perdendo ogni gusto della fantasia, se vogliamo, ma perdendo tante cose, perché alla fine l'amore, il sesso, cioè sono cose estremamente private, estremamente che io non mi sognerei mai di mettere in pubblico, cioè io sono andato lì anche per capire cosa succede, noi siamo stati lì, ho seguito la fotografa nel suo lavoro un po', devo dire, mi ha anche sconvolto un po' questo lavoro, no? Cioè sono tornato un po'. Il documentario è stato acquistato da Current TV? Il documentario è stato acquistato e mandato in onda da Current TV, sì. Te lo aspettavi? Lo speravo più. Tutti speriamo di vendere i propri lavori, no? Va bene, ringraziamo Carlo Bevilacqua per essere stato con noi. Vi consigliamo di vedere assolutamente il documentario Big Sister Because of You. Accorrete numerosi anche a tutte le iniziative che continueranno con il Milano International Film Festival. Grazie Carlo per essere stato con noi. Arrivederci. Arrivederci.